sono qui perché il mio dovere è esserci in qualità di senatore del Movimento 5 Stelle Reggino. L'ospedale di Locri è in condizioni drammatiche, non è l'unico purtroppo nella provincia di Reggio Calabria. Dobbiamo lavorare per fare in modo che il diritto alla cura sia garantito ai cittadini. In questo momento credo che i LEA, i livelli essenziali di assistenza, non siano sempre garantiti, non lo sono stati neanche spesso in passato. Dobbiamo quindi lavorare per far sì che l'ospedale di Locri, ma anche gli altri presidi ospedalieri come quello di Polistena, di Merito, di Reggio e in generale la sanità reggina, per non parlare di quella calabrese in genere, garantiscano questo diritto e la tutela alla cura e alla salute dei cittadini. Mi auguro che la Regione, che ha questo tipo di delega sulla sanità regionale e ha anche spesso a parole dichiarato l'impegno a risolvere i problemi, lo faccia, perché in questi 4 anni di governo Oliverio non ho visto granché. Il commissario Scura, che ho ascoltato in commissione l'altro giorno a Roma, non ha dato grandi rassicurazioni e ha raccontato una versione dei fatti che di fatto conferma le difficoltà della sanità calabrese e in particolare di quella reggina. Il presidente Oliverio, che abbiamo anche avuto un'audizione il giorno dopo, ha confermato questo problema, ma non mi pare abbia dato soluzioni. Io sono qui per ascoltare il territorio, sono un senatore della Repubblica da pochi mesi e devo avere anche contezza di quelli che sono i problemi. Ci tornerò all'ospedale di Locri anche per capire cosa se ne farà di questa TAC e della risonanza, della nuova risonanza che dovrebbe arrivare e che in verità doveva essere già pronta. Mi chiedo come mai, così come anche a Polistena doveva essere già pronta. C'è da mettere in campo tutte le forze e le energie politiche e non solo, per rispondere alle attese dei cittadini che vogliono soltanto stare bene, anche nell'ambito sanitario vogliono essere curati, e se hanno bisogno della sanità vuol dire che non stanno bene, vuol dire che hanno bisogno di cure e di attenzioni. L'articolo 32 della Costituzione parla di tutela della salute dei cittadini e soprattutto di tutela gratuita per i meno abbienti, e questo dobbiamo garantire, e come Movimento 5 Stelle lo abbiamo sempre detto, la sanità pubblica deve essere uno dei punti fondamentali, lo è, del nostro governo e del nostro contratto di governo. Oggi è venuto a confrontarsi con i cittadini della provincia di Reggio, lei è commissario, voglio dire, governativo nella Regione Calabria sulla sanità, è anche commissario dell'ASP di Locri, dall'ASP di Reggio Calabria da qualche settimana, è venuto a confrontarsi direttamente con amministratori, cittadini e anche rappresentanti istituzionali per dare delle risposte concrete. Questo almeno da lei ci si aspettano delle risposte concrete, come ha fatto anche in altri ambienti, in altre situazioni. Allora, le risposte concrete sono che c'è da parte mia personale, ma anche diciamo della struttura commissariale, di tutti quanti, una grande attenzione all'ospedale di Locri. Ogni tanto sento dire, forse è una velata campagna elettorale del mio amico sindaco, che si vuole chiudere l'ospedale di Locri. Non c'è proprio manco lontanamente un rischio, ma anche se volessi non lo potrei fare. Quindi noi vogliamo potenziare l'ospedale di Locri, renderlo efficiente, inserirlo meglio in una rete ospedaliera che è quella della Regione Calabria, e per fare questo dobbiamo lavorare tutti insieme, remare tutti dalla stessa parte, come suol dirsi. Noi abbiamo il dovere di mettere il personale, di fare gli investimenti, sia in termini di strutture come quelle che ancora dopo 3 anni ancora devono essere al pronto soccorso, alla chirurgia, devono ancora essere attivati, inserire le macchine importanti, a cominciare la risonanza magnetica. Anche questi sono 2 anni che io l'ho comprata io per l'Ocri. Perché questa macchina non è ancora stata? Ma perché? Lei avrà visto le carte, immagino. Sì, adesso le ho viste, perché diciamo che c'è una tendenza a non fare le cose nei tempi giusti. Diciamo che il tempo è una sorta di variabile indipendente, 1 anno, 2 anni, 5 anni, la stessa cosa. Ma problemi solo amministrativi e burocratici, o c'è altro? Sono burocratici e amministrativi, c'è anche da dire che l'ASP di Reggio Calabria è ridotta da un punto di vista strutturale ai minimi termini, ci sono pochi dirigenti, sono stati abituati tutti a lavorare non
in simbiosi l'uno con l'altro, a non relazionarsi l'uno con l'altro. Il fatto stesso che la direzione sia da una parte e gli uffici sono da un'altra a Reggio Calabria mette grossi problemi. Comunque, di organizzazione, sì, un difetto di organizzazione. Adesso stiamo affrontando tutti questi problemi. Stamattina siamo stati in consiglio regionale per affrontare i problemi delle strutture psichiatriche. Oggi sono qui a parlare con tutti voi e il mio sarà un discorso molto costruttivo. Qui dobbiamo essere chiari che noi abbiamo autorizzato una gran parte di assunzioni. Abbiamo visto i decreti, esatto, più di due anni fa, un anno, esatto, ma il primo è dell'80, 2015, sì. Ancora dobbiamo finire di attingere dalle graduatorie, di fare i concorsi dove ho fatto, va di nominare i primari, perché senza quelli l'ospedale lei dice non chiude, però di fatto i reparti sono mezzi chiusi. I reparti non sono mezzi chiusi, i reparti sono mancano dei medici, mancano i primari di questi reparti. Allora, noi abbiamo già in questi giorni che mi sono nominato non commissario, soggetto attuatore. Il soggetto attuatore è uno che assorbe le funzioni del direttore generale. Quindi, come soggetto attuatore, ho attivato tutto quello che era possibile attivare, la nomina dei primari attraverso l'utilizzo dell'articolo 118 del contratto, il dottor Misiti mi ha dato la bozza di queste autorizzazioni, le vedrò domani, mercoledì sono di nuovo qui e le firmeremo. E quindi partono. Che cosa significa? Ci saranno delle selezioni veloci, interne, reparto per reparto, in cui si dice che a fronte di titoli eccetera eccetera lei riuscirà a dare delle date un periodo, sì, ma insomma queste sono cose immediate, vuol dire qualche settimana esattamente, le nomine dei dirigenti, le nomine dei direttori, dei primari funzione diciamo così, che sono i responsabili dei reparti. Intanto parte, perché si fa? Perché intanto partono i concorsi, intanto partono, sono già partiti, altri stanno per partire, quindi noi contiamo di restituire questo ospedale al suo splendore nel giro di 6 mesi/1 anno massimo. Questo è l'obiettivo che noi vogliamo realizzare. Questo è quello che facciamo noi. Tutti dobbiamo fare qualcos'altro però anche. Lei dice la politica? No, io dico i dipendenti, i dirigenti, la politica, se la vogliamo mettere, diciamo il contorno, cioè, non è pensabile che ci sia un assenteismo sfrenato, non è pensabile che ognuno pensi di poter fare impunemente tutto, non è pensabile che dopo 11 anni ancora l'ASP di Locri, l'ASP di Palmi e l'ASP di Reggio Calabria sono ancora tre, e quindi tre uffici del personale, tre ragionerie, tre uffici acquisti, non è possibile. Questo lo dobbiamo, d'accordo con i sindacati, eliminare, perché dobbiamo attingere risorse. Noi abbiamo risorse sprecate a destra e a sinistra, affitti sprecati a destra e a sinistra. Tutte queste risorse devono servire per migliorare il sistema. Domanda. Voi avete espletato dei concorsi, sì. Ne cito uno recente, il più recente, quello di radiologia. Sì. Espletato a giugno, bandito a giugno e espletato a luglio, con l'assunzione di una dottoressa, la destinazione radiologia di Locri. A me risulta che la dottoressa lavora presso qualche ambulatorio a Reggio Calabria. Non ha voluto venire. Questo è un problema serio che riguarda proprio il discorso dell'ambiente. Cioè, noi dobbiamo creare l'ambiente, tutti quanti, l'ambiente perché la gente venga a lavorare volentieri a Locri. Se si fanno i concorsi, lo vince Giovanni e Giovanni poi non viene, ci sarà da porsi una domanda. E perché sente, lei ha parlato anche di mafia, di 'ndrangheta. No, io ho detto, non l'ho mai nominato. Infiltrazioni ambientali. Che l'ambiente è fondamentale. Certo. Lei non vede condizioni serene? No, io sono sereno, se no non sarei. No, lei, dico. No, le vedo, se no neanch'io verrei qua. No, qui abbiamo dei problemi ambientali. Però volenterasco, ovviamente non di loro.
generale. L'ASP di Reggio Calabria è un'ASP difficile, non c'è dubbio, ma ragioniamo, se all'ASP di Reggio Calabria non c'è una risonanza magnetica, le macchine, i lavori non si fanno, le assunzioni non si fanno, insomma, non è che si può pensare che è tutta colpa del commissario. No. Allora ragioniamo, ognuno si faccia un esame di coscienza, verifichi se si poteva fare meglio sicuramente e facciamo tutti un pezzettino del nostro meglio e ci riusciamo. Io da parte mia ce la metterò. Che la colpa non sia del commissario in maniera unilaterale sono d'accordo, però il commissario ha le sue responsabilità. No, il commissario ha la responsabilità, secondo me, di non intervenire per bloccare quelle situazioni. Ma io sono intervenuto di così. Sì, sì, io non posso menare la gente. No, nessuno. Non posso neanche cacciare i direttori generali. Sì, è vero. Mi posso sostituire. È vero, ah. Poi vabbè, ci ha pensato la giunta regionale. La giunta regionale ha fatto tardivamente. No, tardivamente. Per fortuna ho fatto io prima. Sì. Perché se l'avesse fatto la giunta regionale ci metteva un altro che avrebbe avuto i condizionamenti politici e ambientali che io non ho. Questa è la sostanza. In un passaggio della sua edizione in commissione, il commissario Scura ha paragonato Locri a Varese. È proprio un problema demografico con la sanità in Calabria, senatore? Ha paragonato Locri a Varese, io penso che sono usciti. L'accezione negativa, si intende. Ci sono altri elementi sostanzialmente che Scura ha tirato fuori in commissione e che ha sorpreso un po' tutti i calabresi, soprattutto insomma la comunità regina, perché improvvisamente si è sentita messa in discussione soprattutto per la sua trasparenza, legalità, onestà. Io credo che il primo compito che ha un calabrese, soprattutto per chi rappresenta le istituzioni, soprattutto come fanno anche chi è più interessato di me, perché svolgo un ruolo politico, mentre sappiamo benissimo che lo Stato, il sistema Stato, che è rappresentato nei politici, ma soprattutto dalla magistratura e dagli inquirenti, stanno facendo un grandissimo lavoro a Reggio Calabria, in Calabria e anche fuori dalla Calabria contro la criminalità organizzata. Il primo messaggio che dobbiamo portare fuori è questo, è il lavoro che stanno facendo tutti, con i rischi che ne possono derivare dalla loro azione, perché giustamente la lotta è alla criminalità organizzata, e questo andava detto in commissione, o comunque quando si parla della Calabria si deve dire la parte positiva che emerge dal lavoro che sta facendo lo Stato in Calabria, perché il lavoro fallimentare che ne è uscito fuori dal commissariamento in Calabria 11 anni, che non ha portato nessun risultato positivo per l'assistenza sanitaria calabrese, non può essere attribuito a un'eventuale possibile ipotesi di infiltrazione, se non documentata da elementi certi, che questo però lo possono sapere solo gli inquirenti, che fortunatamente sul territorio non si lasciano sfuggire nulla, e questo andava detto ad altra voce. C'è la possibilità che Reggio si può riprendere, Reggio si riprenderà, la Calabria si deve riprendere, la Calabria la stanno salvando chi rappresenta lo Stato ogni giorno, indipendentemente da dove si trova, che sono gli inquirenti magistrati, e la politica deve seminare quel territorio che lo Stato puntualmente, quando parlo di Stato, sono anche io rappresento lo Stato naturalmente, ma loro stanno facendo direttamente una lotta alla criminalità organizzata, e noi come politica dobbiamo supportare questa lotta alla criminalità organizzata creando quello che possono essere delle possibilità di vita nel nostro territorio. La politica deve servire a questo, laddove c'è un territorio che ha bisogno di attività politica, che la politica deve portare i risultati e non la demagogia. Oggi si vive di slogan. Noi in continuazione, ormai i social ci abitano a scrivere in tre parole il destino di un paese, ma poi nella sostanza, quando si deve trasferire tre parole in un atto pubblico legislativo, lì manca tutto nella sostanza rispetto a quello che è lo slogan. Quindi io credo che la politica oggi ha questo compito, quello di essere moderata intanto e di dire ai cittadini quello che va detto, come un padre verso i propri figli: ai figli non puoi lasciare immaginare delle cose surreali che non accadranno mai, ai figli va detta la verità, va detta che la vita è questa, ha un inizio e una fine, e che bisogna vivere in un certo modo. La politica deve dire ai cittadini quali sono oggi le difficoltà che affronta un politico, come vanno affrontate, i tempi che ci vogliono e le risorse che servono.
altrimenti facciamo demagogia.